Le criticità in Molise sono aumentate durante il fermo legato alla pandemia. Il governatore Toma ha fatto il punto della situazione soffermandosi sulle priorità. Frode di IVA e accise, sequestro preventivo di beni e risorse finanziarie per oltre 13 milioni di euro ad una società molisana operante nel settore di prodotti petroliferi. Manca poco all'inizio del nuovo anno scolastico, previsti interventi sugli edifici, ma non c'è chiarezza sulla stabilizzazione dei precari. Isernia, tra le 28 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2022, entro il 12 ottobre saranno scelte le finaliste, la valutazione si chiuderà a novembre. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Apriamo con la politica, le priorità del Presidente della Regione Donato Toma per risolvere al meglio le tante criticità del Molise sono aumentate nel periodo del contagio. Vediamo. Sanità e lavoro, oltre ai numerosi altri punti critici che riguardano la nostra Regione. Sono queste le partite che si giocheranno nel prossimo futuro, a cominciare dalla ripresa di settembre, quando si dovrà operare per trovare quelle soluzioni correttive di uno stato concreto di difficoltà. Ne abbiamo parlato con il presidente Donato Toma. La pandemia è stata una iattura mondiale e però è anche fonte di grandi occasioni che non possiamo perdere. Sta alla nostra intelligenza, prima di tutto politica, e alla nostra capacità operativa di catturare quei fondi, sto parlando del MES e sto parlando del Recovery Fund e quindi del Recovery Plan, quei fondi che alimenteranno in Italia le casse di tutte le regioni. È lì che troveremo le risorse per una ripartenza, sia sotto il profilo sanitario, quindi riscrittura di tutta quella che è la sanità, nel nostro caso riscrittura della struttura ospedaliera e della medicina territoriale, e sia sotto il profilo economico, rilancio, noi già abbiamo iniziato con risorse comunitarie per la verità, rilancio e ripartenza di tutte le nostre imprese. Non è un caso che il Molise abbia raddoppiato le presenze dei turisti, non è un caso che molte piccole imprese siano già in recupero sui volumi d'affari perduti nei 3-4 mesi Covid. Prima di tutto il commissario Arcuri dovrà mandare a gara il piano Covid e quindi la revisione di tutti gli ospedali, ma terapie intensive e terapie semi-intensive e medicina territoriale, la Rino Benafro. Poi bisogna riscrivere completamente i servizi sanitari in questa regione. Sto pensando al patto per la salute, da settembre inizieremo con i tavoli, sto pensando a questo DEA di secondo livello, l'unica regione italiana che non ha un DEA di secondo livello. Abbiamo toccato anche l'argomento migranti in relazione alle destinazioni assegnate al Molise, ai pericoli di un eventuale contagio e alla stessa fuga di molti di loro che lasciano alquanto perplessi quei cittadini che hanno rispettato le regole e le norme anti-Covid. A me non preoccupano tanto le fughe. Le fughe fanno parte, diciamo, tra virgolette, del gioco, cioè i migranti è chiaro che cercano di andare verso lidi migliori. A me preoccupano gli arrivi e quegli arrivi che non sono programmati, quelle persone, perché si tratta di persone e non di pacchi postali, che ci mandano senza programmazione, senza pianificazione, senza un congruo preavviso e che noi siamo costretti ad accogliere perché sono persone e comunque noi stiamo facendo una battaglia politica sulla immigrazione selvaggia, quella va curata, la piaga immigrazione a monte, ma non possiamo fare una battaglia contro le persone perché noi dobbiamo essere accoglienti e salvaguardare tutti coloro i quali ci chiedono un aiuto. Il Presidente della Regione Toma ha emanato una nuova ordinanza circa il trasporto pubblico locale marittimo. Il provvedimento prevede che nel territorio regionale esso sia consentito a pieno carico nel rispetto delle misure di sicurezza disposte dal Governo, limitatamente ai soli posti a sedere per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente e fermo l'obbligo di usare a bordo protezioni delle vie respiratorie.
La rinuncia di Aida Romagnolo all'offerta del ruolo da sottosegretario e la mozione dalla stessa presentata, dove chiede la rimozione dell'assessore esterno Michele Marone, al centro di questo contributo. La sua decisione di non accettare il ruolo da sottosegretario alla presidenza della regione fa decisamente il paio con la mozione che la consigliera regionale Aida Romagnolo ha presentato e dove si chiede la rimozione dell'assessore esterno Michele Marone. Ho preferito dire no all'incarico che mi è stato proposto perché ho scelto la libertà di poter continuare a dire no anche in futuro se sarà necessario, sempre per il bene dei cittadini e del territorio. Ecco, io voglio continuare a fare la mia attività portando in aula solamente le richieste che provengono dal territorio e le richieste delle famiglie, delle persone che hanno più difficoltà, perché se noi vediamo ad oggi sono 3 mesi, forse anche più, che non si parla di nulla, si parlano solamente di questo valzer di deleghe, di incarichi, mentre il nostro Molise continua a morire, mentre ci sono i giovani disoccupati che sono veramente disperati, c'è gente che è disperata, le aziende che chiudono, la sanità e tantissimi altri problemi. Io credo che questo deve essere l'obiettivo di tutti i politici, il mio lo è, degli altri non lo so, e pertanto anche oggi ho presentato in aula una mozione con la quale chiedo, ho chiesto l'iscrizione e l'immediata discussione, avendo come oggetto la destituzione immediata dell'assessore esterno della Lega Michele Marone con la sostituzione di un consigliere eletto. E d'altra parte è quello che avevamo chiesto tutti gli assessori, compreso i consiglieri di maggioranza, nel documento firmato il 26 giugno di dello scorso a Campo di Pietra. Ecco, questo chiedeva quel documento e questo io chiedo con la nostra mozione, perché devo prendere atto che è stato totalmente disatteso dal presidente Toma. Aggiungo altro, che noi diciamo in maggioranza non condividiamo quasi nulla, e per una volta che è stato condiviso all'unanimità da tutti questo documento è stato disatteso e pertanto l'ho riproposto, anche perché il presidente Toma aveva dichiarato sia in consiglio regionale che anche a tutti gli organi di stampa che avrebbe provveduto, ecco, ad accogliere le nostre richieste, cosa che non è stata fatta. Passiamo alla cronaca. Società molisana operante nel settore petrolifero coinvolta in una indagine sul commercio di prodotti di illecita provenienza e sul mancato pagamento di accise, IVA ed altre imposte. Sequestro preventivo per un importo di oltre 13 milioni di euro. Sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un importo di circa 13 milioni e mezzo di euro nei confronti di una società molisana operante nel settore dei prodotti petroliferi, dei responsabili legali pro tempore e dell'amministratore di fatto. È l'operazione che stanno portando avanti funzionari dell'ufficio dogane e guardia di finanza di Campobasso a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le indagini hanno portato alla luce un sistema societario creato per commercializzare sul mercato nazionale prodotti petroliferi di illecita provenienza, peraltro in esenzione dal pagamento dell'accisa, dell'IVA e delle imposte dirette funzionali ad illegali operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio finanziario. L'odierna attività di servizio testimonia l'importanza della collaborazione a livello istituzionale per il contrasto a taluni peculiari sistemi di frode e conferma l'efficacia dell'analisi dei rischi antifrode, oltre che l'importanza del controllo economico-finanziario del territorio. La polizia di Termoli ha stretto le manette ai polsi di un giovane termolese condannato già per diversi reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti e per questo sottoposto alla detenzione domiciliare. Classe 91, l'uomo, dopo essere evaso più volte, è stato quindi arrestato su ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Campobasso. Dopo le formalità di rito è stato tradotto nel casa circondariale di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si finge l'avvocato del fratello coinvolto in un incidente stradale e le porta via 10.000 euro, vittima un'anziana della provincia di Isernia, beccato il malfattore.
I carabinieri della compagnia di Isernia sono intervenuti in soccorso di una 80enne di un piccolo centro della provincia, ingenuamente truffata da un campano che l'aveva contattata telefonicamente, presentandosi come avvocato e chiedendole 10.000 euro per sostenere le spese legali relative ad un incidente stradale in cui il fratello della donna, anch'egli di età matura, era rimasto coinvolto. L'anziana, fortemente preoccupata per il familiare, così come concordato con l'ignoto interlocutore, ha atteso l'arrivo di un delegato per il ritiro del denaro. Un uomo ben vestito si è infatti presentato a casa della donna e, dopo averla rassicurata sul buon esito della pratica relativa al sinistro, ha portato via la somma allontanandosi a bordo di un'autovettura di colore rosso. Le immediate indagini hanno fatto risalire i carabinieri ad un pregiudicato campano, autore di altri analoghi episodi. Lo stesso è stato riconosciuto dall'anziana e da alcuni testimoni. Di rilevante importanza sono inoltre risultate le immagini di un sistema di videosorveglianza presente nei pressi della casa della truffata, in cui veniva ritratto il volto del malfattore segnalato alla Procura della Repubblica per il reato di truffa. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a stabilire eventuali responsabilità del malvivente per analoghi episodi. Intanto l'ARMA invita a contattare il 112 di fronte alla richiesta di soldi da parte di sconosciuti. Dopo una temporanea chiusura, riapre al Santissimo Rosario di Venafro l'ambulatorio di diabetologia, una struttura che offre un importante servizio per centinaia di pazienti. Torna ad essere operativo dopo un temporaneo periodo di chiusura dovuto soprattutto alle condizioni complessive nel periodo del contagio da virus, l'ambulatorio di diabetologia nell'ospedale Santissimo Rosario di Venafro. La struttura è necessaria per il supporto e la tutela della salute di moltissimi pazienti che provengono anche dai territori limitrofi e che a Venafro, come ad Isernia, trovano una giusta attenzione. In quest'ultimo periodo di confusione dovuta alla sospensione dell'ambulatorio di diabetologia per la rinuncia per motivi personali del responsabile stesso dell'ambulatorio, ci tengo a precisare che la FAND è stata sempre in contatto con l'azienda e a supporto ovviamente dei pazienti per la risoluzione del problema stesso. Con gioia ci teniamo noi dell'associazione ad annunciare che è ripartito l'ambulatorio qui a Venafro, che sarà disponibile tutta la giornata del martedì, e il mercoledì a Isernia, grazie all'arrivo del nuovo diabetologo, il dottor Lagonigro. Ci tengo a ringraziare i vertici aziendali, il direttore De Bernardo, che subito si è messo a disposizione su questa tematica assai importante, perché era capitata proprio in un periodo molto particolare, causa il Covid e anche il periodo estivo del molto caldo praticamente. I vertici aziendali sono molto molto attenti a questa tematica, che ovviamente da anni è sempre in continua crescita. Appunto, sottolineavo prima che grazie al direttore De Bernardo, grazie al direttore Cammarota, la dottoressa Vitolo e grazie anche al sindaco di Venafro, che subito si sono impegnati e hanno dedicato la loro disponibilità proprio per questa tematica assai delicata. Noi dell'associazione FAND Diabetici crediamo che l'azienda non abbia mai trascurato questo ambulatorio. Appunto adesso c'era stato solo questo piccolo momento di un po' così di confusione, ecco, appunto inerente al caldo e al Covid. E torniamo a parlare di accoglienza di migranti. Il sistema presenta non poche difficoltà. Sulla questione è intervenuta la consigliera comunale di Campobasso D'Alessandro, che guarda ad una rete di comuni. L'arrivo improvviso di oltre 170 tunisini in Molise ha evidenziato ancora una volta la leggerezza con cui si continua ad affrontare l'emergenza migranti. La fuga di una trentina di loro dal centro che li ospitava a Campomarino ha poi fatto emergere la fragilità dell'intero sistema. Con queste parole il consigliere della Lega al Comune di Campobasso, Maria Domenica D'Alessandro, interviene sugli accadimenti degli ultimi giorni. Da un lato, commenta, la Regione non è stata informata dal Governo nazionale della venuta degli stranieri, chiaramente accolti e sottoposti immediatamente a tamponi
mascherone per scongiurare che fossero contagiati, seppur alcuni di loro sono risultati positivi al Covid-19. Dall'altro, le strutture individuate per ospitarli non sono tutte idonee, come testimoniato dallo Sweet Dreams di Campomarino, un hotel dismesso con troppe entrate ed uscite per poter tenere tutti sotto controllo, soprattutto durante il periodo di quarantena. Del resto, l'evasione dei tunisini ne è la riprova, ed allora ci si chiede dove si stia andando. C'è irrazionalità in questo modus operandi e non si può restare in silenzio di fronte alle evidenze. Serve una via maestra, ma urge principalmente un intervento mirato delle istituzioni locali, a partire dalle amministrazioni comunali, le stesse che poi sostanzialmente ospitano i migranti. I comuni dovrebbero fare rete e portare le proprie istanze nelle sedi romane, chiedendo concertazione, unità di intenti e condivisioni delle decisioni. Ciascun territorio conosce le proprie potenzialità ed è giusto che venga manifestata spontaneamente disponibilità a fronte di determinate richieste. Chiedo a tal proposito, conclude D'Alessandro, che il comune di Campobasso faccia sentire la propria voce, magari in sinergia con altre realtà, affinché non piovano decisioni dall'alto, di frequente inopportune, a cui adeguarsi. L'ACEM ANCE Molise esprime vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal personale dell'Agenzia regionale post-sisma del Molise, iniziando dai vertici nel disbrigo delle pratiche riguardanti le attività di ricostruzione e nella loro liquidazione man mano che vengono trasferite le risorse e che in virtù anche dell'ultimo accredito di 4 milioni di euro sta consentendo di accorciare sensibilmente i tempi di riscossione. Manca poco all'inizio del nuovo anno scolastico, in arrivo i fondi del decreto rilancio per la sistemazione degli edifici in Molise. Intanto problemi giungono dai sindacati che lamentano uno scarso impegno per la stabilizzazione dei precari e dell'offerta formativa. Manca ormai poco all'inizio del nuovo anno scolastico in sicurezza e con nuove modalità in presenza. Intanto dal governo centrale in arrivo fondi per la ripartizione di 30 milioni di euro in più stanziati con il decreto rilancio per l'edilizia scolastica. Con queste risorse gli enti locali potranno effettuare interventi urgenti di edilizia, nonché adattare gli ambienti e le aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19. I 30 milioni di euro del decreto rilancio vanno ad incrementare il fondo unico per l'edilizia scolastica per l'anno 2020 e sono distribuiti tra tutte le province e le città metropolitane e poi tra i comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000, a ripartizione avvenuta sulla base del numero di studenti presenti sul territorio. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l'Istruzione, l'Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale del Ministero dell'Istruzione in favore degli enti locali beneficiari. Intanto però i sindacati tuonano in questo periodo e chiedono maggiori certezze per i contratti e le stabilizzazioni degli insegnanti. Il sindacato Gilda sospende le relazioni sindacali con il Ministero dell'Istruzione, riservandosi di proclamare anche una mobilitazione del personale scolastico. La decisione arriva a poche ore di distanza dalla mancata firma del contratto nazionale sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le somme dell'ex bonus merito devono essere così destinate ad incentivare le attività degli insegnanti e non distribuite a tutti i dipendenti della scuola, hanno detto in ultimo. Insomma, si vedrà. Rafforzare il rapporto tra il mondo della scuola e la struttura sanitaria del Gemelli Molise in vista della ripresa delle lezioni tra poco più di un mese. In Molise è stato sottoscritto il protocollo di collaborazione sui temi della salute di alunni, docenti e personale nelle scuole tra la direzione dell'ufficio scolastico regionale di via Garibaldi e Gemelli Molise, la struttura sanitaria ex cattolica di Contrada Tappino. Le finalità sono quelle di rafforzare il raccordo scuola-istituzioni per quanto attiene allo sviluppo della cultura scientifica, promuovere l'interesse sulle tematiche del benessere, alimentazione tra i giovani e l'aggiornamento degli insegnanti, favorire il confronto fra docenti e personale sanitario sulla comunicazione didattica e dell'innovazione, lavorare a progetti comuni di sviluppo delle istituzioni interessate, ed ancora concorsi, campagne di comunicazione, materiale informativo e pubblicazione sui temi di interesse comune.
Prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, fissato dal Ministero a metà settembre, verranno organizzate attività formative rivolte al personale docente in servizio in regione sulle norme di prevenzione igieniche per evitare il pericoloso ritorno del coronavirus nel periodo autunnale, proprio alla ripresa del ritorno nelle aule. Tra le 28 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2022 c'è anche la Molisana Isernia. A renderlo noto il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e per il Turismo, che ha trasmesso al Presidente della Conferenza Unificata l'elenco delle località che hanno perfezionato la candidatura. Entro il 12 ottobre la Commissione di valutazione definirà la shortlist delle 10 città finaliste. La procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020. Al fine della determinazione dei consumi di acqua dai rubinetti delle case di Trivento da fatturare per il 2020, l'amministrazione comunale avvisa i cittadini che è possibile effettuare da parte degli utenti una dichiarazione di autolettura con il numero di matricola dell'intestatario. Il modello dovrà essere restituito direttamente all'ufficio tributi del Comune di Trivento in via Torretta o via posta. Qualità, prodotti alimentari legati al territorio e convenienza. Riapre a Trivento la catena d'Espar, taglio del nastro questa mattina a Piana Sant'Antuono. Dopo Riccia e Larino, i supermercati Despar riaprono in Molise un punto vendita a Trivento, in prossimità dello svincolo per la Fondovalle Trigno. Nei 180 metri quadrati sono distribuiti reparti di macelleria, gastronomia, ortofrutta, alimentari e prodotti extraalimentari. Despar coniuga la professionalità e la convenienza di una organizzazione dalle dimensioni tipicamente familiari, per soddisfare le esigenze della clientela, per la facilità e la rapidità degli acquisti. Gabriele Di Lelle, titolare dell'attività al suo fianco, 5 giovani addetti. Al taglio del nastro erano presenti il vescovo Claudio Palumbo e il primo cittadino Pasquale Corallo. O Dio, creatore e padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, che sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su quanti frequenteranno questo negozio e vi rimanga per sempre. Amen. E tanti auguri. L'attività sita in Piana Sant'Antuono è aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica invece nel solo orario mattutino. All'inaugurazione abbiamo avvicinato il coordinatore Despar per l'area adriatica, Gianni Loseto. È una scelta soprattutto di natura strategica, è un territorio nuovo per noi, abbiamo dei margini di crescita importanti. Il mercato ci consente la possibilità di questi nuovi insediamenti e c'è un'apertura degli imprenditori del territorio a valutare delle insegne, tra virgolette, nuove su quest'area. Qualità, freschezza, convenienza, è questo il marchio Despar. Il marchio Despar è soprattutto qualità. Qualità è eccellenza dei prodotti tipici del territorio. Ogni territorio ha degli assortimenti mirati. Quindi non una generalizzazione dei nostri assortimenti, ma assortimenti mirati, soprattutto con i prodotti tipici della zona. Il consumatore quindi perché dovrebbe scegliere il marchio Despar? Proprio per la convenienza e la tipicità dei prodotti? Rappresentiamo sicuramente la novità, rappresentiamo anche un'immagine commerciale fortemente aggressiva dal punto di vista della promozione.
non disdegniamo gli aspetti qualitativi dei nostri prodotti. Ci presentiamo con un assortimento di circa 2000 prodotti a marchio esclusivo De Spar, che abbracciano tutte quante le famiglie merceologiche. Quindi siamo nel settore del fresco, del surgelato e del grocery tradizionale. Sold out per Pierfrancesco Favino, domani 6 agosto, la 18ª edizione di Molise Cinema ospita uno tra i più talentuosi e versatili interpreti del cinema, a cui il festival dedica il libro Pierfrancesco Favino, collezionista di anime, a cura di Fabio Ferzetti e Federico Pommier Vincelli. Alle 20.30 nell'arena del Festival di Casa Calenda si terrà la presentazione del volume, evento che in poco tempo ha fatto registrare il tutto esaurito. L'incontro sarà comunque trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Festival e potrà essere quindi seguito a distanza. Domani 6 agosto e venerdì 7 torna a Montenero di Bisaccia a partire dalle 20.30 l'appuntamento con La Notte nel Borgo Antico, la passeggiata organizzata dalla Proloco Frentana e patrocinata dal Comune per riscoprire le tradizioni e valorizzare il centro storico del paese attraverso un viaggio nella cultura, nell'arte, nell'artigianato, nella musica, nel folklore e nella enogastronomia locale. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Aloha Park Village a Campomarino Lido, per non rinunciare al piacere di nuotare in un meraviglioso mare blu. Dal pomeriggio fino a sera diffuse precipitazioni piovose, anche intense sul Molise, nella notte il passaggio della perturbazione. Temperature previste tra i 16 gradi di Campobasso e la massima di 24 di Isernia. Ventilazione di direzione variabile, morsolo adriatico centrale. Sulla regione domattina lento ritorno alla normalità. Valori climatici in aumento, correnti settentrionali. Nella carrellata di giovanissime promesse che accompagneranno il basket femminile della Magnolia, anche la 16enne ala termolese Alessandra Falbo, pronta a proseguire il suo percorso di crescita agli ordini del tecnico Mimmo Sabatelli. Dopo il grande successo dello scorso anno, il CUS Molise è al lavoro per riorganizzare il secondo quadrangolare di calcio a 5 città di Campobasso. Appuntamento ad ottobre al Pala Unimol. In campo scenderanno l'acqua e sapone di mister Fausto Scarpitti. Tra le candidate alla lotta per lo scudetto, i padroni di casa del circolo La Nebbia CUS Molise, oltre ad altri due quintetti di A2, l'Active Network dell'allenatore mister Davide Ceppi e la Tombesi del tecnico Gianluca Marzuoli. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.